Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino accanto alla statua di San Francesco, nel giardino dei frati minori cappuccini, perché oggi qui vogliamo raccontarvi dal nostro libro delle tante testimonianze, come vedete anche in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica a cui rivolgervi e scrivere i vostri racconti, la testimonianza di Rita. Verso la metà di ottobre del 2021, scrive Rita, mi recai a Pietrelcina dopo il Santo Rosario. Durante la celebrazione della messa ebbi un forte malore che mi costrinse ad uscire fuori dalla chiesa. Stetti malissimo, vomitai, mi sentivo morire. Avevo pranzato in un ristorante, ma in realtà avevo mangiato in maniera moderata, per cui mi sembrava molto strano. Quel giorno prima della messa c'eravamo recati alla casa natale di Padre Pio, avevo pregato in ginocchio, ringraziandolo, perché per la prima volta lo pregavo senza avere il timore del suo sguardo. In realtà prima ero molto timorosa nei riguardi di Padre Pio, lo vedevo come un santo severo, non mi sentivo all'altezza di potergli porgere le mie preghiere, ma quel giorno tutto è cambiato, da quel viaggio a Pietrelcina, da quel giorno la mia stessa vita è cambiata. Ero lì con una persona a me molto cara, un uomo che ho nel cuore da sempre, con il quale condivido una profonda fede e dal quale acquisisco ancora più la profondità dell'amore verso Dio. Ma questa è un'altra storia, racconta Rita. Tornata a casa inizia a stare male. Trascorsi un mese con dolori allucinanti, un forte profondo senso di debolezza, soprattutto diarrea che provoca così la perdita di 15 kg circa in un mese. Non si capiva da cosa dipendesse, intanto continuavo a stare male, ho toccato con la mano la morte, anzi è stata lei a toccare me. Quando ormai pensavo fosse tutto ormai finito, quando non credevo di poter più sopravvivere a quello stato, a quel malessere, senza che all'apparenza avessi alcun problema di salute, mi fu suggerito di fare alcuni esami per verificare appunto se fossi celiaca. Ebbene, risultai essere celiaca, per grazia di Dio. Dal momento in cui feci questa scoperta, al momento in cui iniziai a stare meglio, è passata circa una settimana terribile, e racconta nella sua testimonianza Rita che ogni notte vedevo sul mio letto una presenza che mi faceva capire che era arrivato l'ultimo giorno della mia vita. Nelle mani intanto stringevo un'immagine di Padre Pio, e a lui mi rivolsi più volte dicendogli che se fosse arrivato in quel momento io ero pronta e che gli chiedevo soltanto di proteggere la mia famiglia, il mio cane, l'uomo che era con me quel giorno a Pietrelcina e che ancora oggi è nella mia vita. Come per miracolo iniziai a stare meglio, nonostante una serie di problematiche al cuore che sono state la conseguenza di quella perdita improvvisa di peso e consistente su un corpo già molto magro. Avevo dei problemi al cuore, alla coagulazione del sangue, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio ed oggi sto bene. Sento la presenza di Padre Pio nella mia vita ogni istante, prego notte e giorno affinché possa lui farmi l'ultimo miracolo, quello di sposare quell'uomo che era accanto a me, dandogli la forza di uscire dal suo momento buio e realizzando così quello che è anche un suo desiderio, quello di amarmi profondamente. Questa lettera, ci scrive Rita, è una preghiera in cui possa Padre Pio esaudire il mio sogno e anche un ringraziamento a Padre Pio per quello che ha fatto per me. Grazie Padre Pio perché mi sei vicino, grazie dell'amore che riesci a dare a tutti noi ogni giorno, ogni istante della nostra vita.